Il segreto, Severo Santa Cruz dopo il dramma, il racconto è verissimo. Verissimo, Severo Santa Cruz del segreto rivela il dramma di suo padre. Protagonista della puntata di oggi di Verissimo all'interno della parentesi dedicata al segreto è stato Kiko Garcia, meglio conosciuto dalle spettatrici della telenovela spagnola con il nome di Severo Santa Cruz. Silvia Toffanin ha accolto calorosamente il suo ospite, e ha iniziato l'intervista affermando che Garcia è molto attivo sui social, in quanto carica ogni giorno continuamente foto e video. Uno scatto di quelli però l'ha molto commossa, si trattava di una foto in bianco e nero, in cui vi erano raffigurate due mani. Nella didascalia dell'immagine, Kiko ha scritto: quando ero piccolo mi tenevi per mano per non farmi cadere, ora ti tengo io le mani per ricambiare il favore. La Toffanin ha quindi chiesto al suo ospite che cosa volesse significare, e Severo, piuttosto emozionato, ha iniziato a raccontare il dramma che ha dovuto attraversare suo padre Manuel. Il segreto, Severo Santa Cruz racconta la sua brutta esperienza a Verissimo. A Verissimo, Severo Santa Cruz del segreto ha infatti rivelato che non poco tempo fa suo padre si è dovuto sottoporre ad un intervento veramente pericoloso, il suo midollo osseo a causa di una compressione non si riusciva nemmeno più a vedere, e l'uomo, in seguito alle parole del chirurgo, non era abbastanza positivo sulla buona riuscita dell'operazione. Il signor Manuel pensava di non potercela fare. In seguito all'intervento, Kiko si trovava ovviamente vicino al lettino d'ospedale del padre, e l'uomo gli ha chiesto gentilmente di prendergli la mano, in quanto in quel momento stava sentendo le sue gambe e pensava che tale sensazione poteva forse non provarla più. Garcia ha quindi obbedito al padre, e ha voluto anche fissare per sempre quell'immagine attraverso uno scatto, che ha poi caricato sui social. Insieme a Silvia Toffanin, l'attore ha ovviamente ripercorso anche la sua vita all'interno della telenovela, descrivendo nel dettaglio i suoi nemici più pericolosi, in cui è al primo posto che è senza dubbio la temibile Francisca Montenegro. Infine, Garcia ha anche anticipato che arriverà il segreto un altro nemico, che gli darà molto filo da torcere.